Ciao amici, bentornati sul canale Giornali del Popolo Italiano. Giorgia Meloni foto di Ansa foto caso POS, Giorgia Meloni frena durante una diretta Facebook. La premier ha pubblicato sui social la foto di un quaderno con su scritto, pronti ad aprire gli appunti di Giorgia? E due ore dopo è cominciata una rubrica, forse settimanale, nella quale la Presidente del Consiglio spiegherà le scelte prese dal suo governo e risponderà alle domande del popolo della rete. Il primo argomento della rubrica è stato l'obbligo del POS, dopo che nei giorni scorsi la Corte dei Conti ha mostrato alcuni dubbi sulla soglia dei 60 euro e l'innalzamento del tetto ai contanti. Ci si dice, ci volete impedire di pagare con il POS e volete favorire l'evasione, il governo sta valutando la possibilità di non obbligare i commercianti ad accettare il pagamento elettronico per piccoli importi. La soglia dei 60 euro è indicativa, può essere anche più bassa, c'è un'interlocuzione in corso con l'UE, perché è uno degli obiettivi del PNRR, e vediamo come andrà a finire. Meloni ha spiegato il motivo della scelta di aumentare la soglia dei contanti, abbiamo aumentato il tetto al contante perché sfavorisce la nostra economia. In un mercato europeo il tetto al contante ha senso se lo hanno tutti, la Germania, l'Austria non hanno un tetto al contante. Appunti di Giorgia Meloni foto di Ansa foto il reddito di cittadinanza. La premier ha parlato anche della decisione del governo di abolire il RDC nel 2024, voglio aiutare le persone a uscire dalla povertà con il lavoro porta ovunque, il reddito di cittadinanza ti tiene dove sei, non c'è scampo. Tra percepire il reddito e rubare, un'opzione di andare a lavorare forse dovresti prenderla in considerazione. Guerra in Ucraina sui social Meloni ha ribadito la linea dell'Italia, noi continueremo a difendere l'Ucraina ma non scaricheremo i costi sui cittadini. Le aziende italiane, torneremo a difendere le aziende strategiche italiane, ha dichiarato la premier in riferimento al provvedimento sulla raffineria siciliana ISA Lukoil, garantisce la sopravvivenza e la continuità produttiva di Prioplo, un'azienda che coinvolge 10.000 lavoratori. Continuerà a produrre grazie al provvedimento del governo e 10.000 persone continueranno a lavorare, la risposta di Meloni alle critiche, ovviamente tutto viene discusso, tutto è oggetto di polemiche, la sinistra non è d'accordo con la nostra impostazione economica e meno male, ha dichiarato la premier, che è contenta di una manovra finanziaria fatta in tempi impossibili. Giuseppe Conte ironizza visualizza questo post su Instagram un post condiviso da Giuseppe Conte, chiocciola Giuseppe Conte trattino basso ufficiale. Dopo la pubblicazione della rubrica, il leader del Movimento 5 Stelle ha pubblicato un post ironico, dopo l'agenda Draghi, l'agenda di Giorgia. Provo a indovinare, Presidente Meloni. Taglio aiuti conto il caro benzina, fatto. Taglio al reddito di cittadinanza a chi non arriva a fine mese, fra 8 mesi. Taglio a ridimensionamento misure a favore delle imprese, fatto. Taglio e ridimensionamento misure a favore delle imprese, fatto. Aumento invio di armi e spese militari, programmato. Aumento dei contanti da infilare nella valigetta, fatto. Aumento stipendi con il salario minimo, neanche a parlarne. E infine, grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante altre interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.